Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! E mancano davvero pochissimi episodi, ragazzi. Oggi ho due duelli, o tre. Mi sa che si finisce comunque in bellezza. Però iniziamo con un mondo nel caos. Siamo davvero vicini, infatti il caos regna sovrano, quindi dobbiamo salvare il mondo. C'è il numero 96, la controparte malvagia di Astral. Non so se è veramente la controparte malvagia, ma tant'è. Beh, guarda chi c'è, Yuma e Astral, numero 96, che girato diventa un altro numero. Ho aspettato con ansia la rivincita, non dobbiamo perdere, è l'ora di giocarsi il tutto per tutto. Sì, ah ma quindi non si fondono? Perché ci sono due fusioni, che tra l'altro ho sbagliato a mettere la fusione finale di Yuma e Astral in una miniatura, e infatti me l'avete fatto notare e vi ringrazio per questo, perché non ne ero a conoscenza davvero. Ho cercato Yuma e Astral fusione, la prima cosa che è uscita, ok, mi sembra quella, e invece non era minimamente quella, era molto più bella la seconda. La prima sembra più un cavaliere dello zodiaco. Abbiamo Wabo qui in mano, direi di posizionarla senza perdere tempo. Kage Tokage e Goblinberg mi permetterebbe di evocarlo e di evocare subito Utopia? E ho anche alto rango magico forza numero nel furbizia Nitwit. Però in questo caso dovrei avere un mostro in mano. La metto coperta. Facciamo subito l'evocazione di Utopia. Non vedo perché. Oh, cosa? Non ci sono carte? Aspetta, ma. Ah, deve essere prima evocato specialmente dal suo stesso effetto. Ah. Io ero. Allora, non mi ricordavo assolutamente che Kage Tokage bisognava evocarlo specialmente con effetti di altre carte, però a quanto pare è andata bene comunque. Mi sta per la mente di mettere Cowboy, ma no. Io mi fido di Utopia solamente, quindi Cowboy lo metterò magari se capita in un duello, quando siamo nel bel mezzo del duello, che mi fa vincere al 100%, se no no. E comunque gli avversari barano. Ne ho avuto la conferma da un altro utente e anche da altri video di YouTube. Gli avversari barano 100-100. Potrei evocare Raggio Utopia o anche usando alza rango magico con... Potrei evocare Utopia Vittoria, ma no. Praticamente ho fatto come nei duelli dell'anime che evocano 5 mostri in un turno. È andata... bene. Aspetta. No. Non vedo perché mi sta attaccando... Ho capito cosa vuole fare, ho capito. Va bene. Ah, posso evocare... Ah, ok. Che fa? Quanti punti ha? 18... No, quanta roba fa? Oh. Ma perché? Ah, 96! È lui! E però poteva essere un pochino più bello. Cosa sta facendo? No, ma... Guarda se... Come cavolo... Oh, in un turno mi ha distrutto tutto quanto. Come cavolo ha fatto? È un genio del male questo numero 96. Mamma mia, che palle. Allora, evoco Goblinberg e... Boh... Sì, non ci sono carte, questo l'avevo visto. E niente, gli distruggo Germe Gigante. Può evocarne altri, ma tanto non... Sì, va bene. Allora, l'unica cosa con cui può distruggermi Goblinberg è questa carta qui, che durante il turno di qualsiasi giocatore prende di mezzo l'attacco del mostro e se lo mette a se stesso e non finisce più. Con 100 punti d'attacco, anche un punto in più bastava. Allora, a sto punto ferma, fa vedere che fa. Attacca, bene. Sì. Hai scartato il materiale, piate questa, maledetto. Così non può farmi nulla. Vabbè, però se le fondi. Che le metti a fare in difesa se tanto devi fonderle? Cioè, fonderle. A un altro. Bene. Andiamo davvero bene. Oh, abbiamo un mago, gagaga. Il problema è solo uno. Cosa faccio?
Beh, male che va me lo distrugge. Allora, facciamo una cosa. Evochiamo un'altra volta. No. Potrei farmi una difesa con Cowboy Gagaga, effettivamente. È giunta la mia ora. Potrei farmi una difesa. Volevo evocare veramente Utopia e poi evocare con Numeron Raggio Vittoria, ma potrei effettivamente farmi una difesa con Cowboy Gagaga. Lui prende l'attacco, prende, ma non ce la fa. Anche prende 750 di attacco, non ci arriva. A questo punto però potrei comunque attivare Alzarango Magico, ma annullerebbe tutti gli effetti delle carte per tutti i turni restanti? O solo per questo turno? Io mo me la gioco così, vediamo come va avanti. Perché queste due carte sono sgravatissime, ad evocarle poi insieme. E infatti non attacca il maledetto, non attacca. Allora, passo in attacco. Attivo l'effetto, scartando un materiale, uno qualsiasi in questo caso. Va così. No, niente altri effetti. Ho sempre Gardena in mano da poter scartare nel turno successivo, in modo da poter magari poi distruggergli il mostro. Non attivo nulla, tranquillo. No. A posto, è andata. Se lui mi attacca il turno successivo, ho Furbizia Nitwit, scarto Gardena e mi salvo il culo. E così, il turno successivo ancora, evoco Raggio Vittoria. Oh, cos'è? Ah, ok, lo evoca un... Demone... Fantasma Orrore Umbral. Ah, ah, no, un altro ne evoca un altro. Madonna santa. Vabbè, tre, finiti. Finiti per fortuna. No, niente, non evoco niente il turno dopo. Mi sto con sti quattro guai. Attivo Furbizia Nitwit. Devo fa? Scarto Gardena. Questo. Va bene, ora sì. Ora va. Vabbè, cioè. Oh, ma dai. Che seccatura. Oh, quando riesce a distruggergliene uno, niente, te ne caccia un altro. Oh, ogni volta. Sì, rinascita Xyz, sì. Se questa fosse rapida, dannazione. Che fa? Cos'è? Tempesta oscura. No, che fe? No, devo capire. Allora, questa qui saprai anche come distruggergliela in questo caso. Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? Allora, fatemi ragionare un attimo. Allora, mo me la gioco bene. Me la gioco bene ed è fatta. Evochiamo numero 39 Utopia. Ok? In attacco, in difesa è uguale. E lo mettiamo qui. Poi alza rango magico ed evochiamo Raggio Utopia Vittoria. Eccolo qui. Raggio Utopia fa sì che gli effetti delle carte, staccando un materiale, vengano annullati. Quindi l'effetto che voglio annullare non è di questa carta, ma di questa. Perfetto, combattiamo. Sì, scartiamo un materiale. Utopia. Il turno successivo lui mi attaccherà con questa. Forse. Se lo fa, peggio per lui. Non lo fa. E infatti non può, perché non può assolutamente attaccarmi. No, stai buono. Salva Bacon. Dispositivo di salvataggio obbligatorio. Tu dici, ma Andre Link, scartavi il materiale, andava bene comunque. No, non andava bene comunque.
ora va bene. Capito, no? Sapevo che avremmo potuto farcela, Astral. Credo che siamo ancora una buona squadra. Ho perso il duello, non posso crederci. È finita. Per te, ovviamente, Astral. Non potete sbarazzarvi di me così facilmente. Avrei vinto il duello, ma ho ancora energia sufficiente per finirti una volta per tutte. Yuma, Astral! Yuma, il tuo amico non può aiutarti più. In realtà non può neanche aiutare se stesso. Io distruggerò tutto! Non te lo permetterò. Yuma, andrà tutto bene. Urli. Astral! Yuma, sono contento. Sei al sicuro. Ti sei sbarazzato del numero 96, ma avremmo dovuto batterlo insieme. Con quali effetti? L'ha scacciato via. L'ha spinto via. Come l'ha sconfitto? Dovevo cogliere l'attimo, ma non potevo rischiare la tua sicurezza. Che cosa? Ma siamo una squadra. Sì, lo so. E siamo amici. La nostra amicizia sarà per sempre come un tesoro. Vector si incontra con Don Thousand. Benvenuto nel mio sacro dominio. Don Thousand! Pochi mortali sono riusciti ad entrare qui. Considera questo un grande onore. Ma non c'era andato l'altra volta o era solo comunicazione telepatica tipo? Certamente, in realtà io non sono nemmeno sicuro di essere degno di essere qui. Ehi, è quello che penso che sia, il numero 96! Esatto. Astral non è stato in grado di distruggere tutto il suo potere, che palle. Così, naturalmente, quello che era rimasto è stato restituito al legittimo proprietario. Stai insinuando che sei tu? Come può essere? Perché originalmente il numero 96 era una parte di me stesso, non è difficile da capirlo. Quando ho lottato contro Astral, ho attaccato con così tanta furia che una scheggia del mio potere si conficcò nel suo cuore. Potere oscuro? Naturalmente. Mi sono chiesto come poteva qualcuno come Astral avere un essere così vile dentro di sé. Sì, ma fatelo capire che stava dentro Astral. Che è successo? È entrato nelle cose di carte. Lo scontro degli imperatori. Tutti e sette gli imperatori bariani apparvero in forma umana. Shark, che cosa stai facendo con i bariani? Shark, è passato molto tempo da quando qualcuno mi ha chiamato con quel nome. Io non sono più Shark Reginald, il mio nome è Nash. Nash il bariano, non ha un cognome. Vai, trasformazione bariana! Sailor Moon! Siamo i sette imperatori bariani. Mizar, l'unico vero maestro degli occhi galattici. Girag, il guerriero bariano più potente. Alit, il bariano che combatte con i pugni della furia. Vector, c'è altro da aggiungere? Marin, il nome che dà brividi a tutti i cuori. In che senso? Dumon, il mio fedele amico, ma il tuo più grande nemico. Ed io sono Nash, leader dei sette imperatori bariani. Non posso credere che Shark sia il leader dei bariani. Dopodiché gli imperatori bariani sconfissero 3, 4 e 5 in duelli separati. And 5 mi è uscita un po' inglese. Astral discusse con Yuma su come battere i bariani. Invece, ma è ancora vivo? Io, dopo tutto quello che è successo, pensavo fosse morto. Invece di combattere sette imperatori bariani, cerchiamo invece di eliminare la fonte, Don Thousand. Don Thousand è il grande dio bariano che sconfissi molto tempo fa. Ma deve essere resuscitato perché solo la sua grande potenza può causare questa distruzione. Allora andiamo nel mondo bariano e sconfiggiamolo, sarà da qui a un passo. Così Yuma e Astral e i loro amici viaggeranno con il dirigibile spaziale del mondo bariano. Ah, ma quindi sono buoni comunque. Cioè gli imperatori bariani sono buoni ma Vector è un bastardo. Beh, ci sta. Nel frattempo Vector inizia ad assorbire tutti gli imperatori bariani sotto il comando di Don Thousand. Marin, Alit, Girag e Dumon soccombettero. Marin, Alit, Girag e Dumon soccombettero. Vector puntò gli occhi su Nash. Ti stavo aspettando, Nash! Fammi indovinare, tu sei quello che me la farà pagare? Sono così terrorizzato. Dovresti esserlo! Tutte voci un po'... no? Cupe. Che temperamento! Ma che hai, problemi a gestire la rabbia? Pensi di essere divertente? Sì, perché è difficile prenderti sul serio. Ma dal momento che non comprendi il mio sarcasmo, saltiamo alla parte in cui ti finisco. Bravo! Complimenti! Mana oracolo di palladio. Il palladio è un minerale buono. Fa male al cuore, però. Non assumetelo. Duelliamo! Ho perso! Yeah! Ah, nuovo duello contro questo tipo. Il secondo. Tifone.
tifone spaziale Majestic. Non mi piace nulla. Principessa Bella Tonna. No. Oh cavoli, sarebbe interessante Monaco Evocatore. Però no. Beh ragazzi, allora scusami, evoco Principessa Bella Tonna. Ok? Grazie al suo... No. Buona. Ah, normalmente. No, che sbaglio. Ho sbagliato tutto, ho sbagliato. Tonto. Però alza rango magico il settimo. Attiviamola. Buona, buonissima. Numero arca 101, vai. Cioè 101 arca e tutto il resto. Onore silente. Albus si fonde con se stessa tramite una rete di sovrapposizioni Xyz. Bene. Oh yes. Oh yeah. Il tifone ovviamente si gioca. Vai a quel paese. Oh! Sì! 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 Giusto! È giusto! Se controlli un mostro acqua, io lo controllo! Lo controllo! Qui! Bene. Cattura Splash perché non si sa mai. Eh? Il mio grande piano sta andando come deve andare. Bene. Yeah. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Dai, ora come fa a ribaltarla? Mi evoca 10 mostri? No, peggio. Non posso attaccare. Vabbè, anche io aumento l'attacco. Non serve a nulla. Monaco. Vabbè, in difesa, dai, non fa nulla. Magari dopo lo giro. Allora, io lo faccio perché lui potrebbe evocarmi un mostro con 2900 punti di attacco, come ha fatto prima. Quindi voglio stare tranquillo, voglio stare più tranquillo possibile. Will of the Wisp, orrore umbral. Grande, perfetto! Sì, attivo l'effetto, bitch! Qui! Sì! Yeah! Ti piacciono le patate al forno? Se vi state chiedendo perché ho detto patate al forno, è perché è un modo per schernire l'avversario, dire un nome di cibo a caso e schernisce l'avversario. Tre bambini, certo, questi tre bambini, sì, è chiaro. Però, la faccio di fuori un'altra volta. Arrivai qui. E finisce il turno. Cioè lui mi era distrutta consapevole che io potessi poi rievocarla. E termino il turno e finiscono anche le spade. Yes. Oh yes, ragazzo mio. È finita per te. O almeno spero. Voglio vedere come ribalta la situazione ora. Io ti odio. Allora, mo sai che fa questo? Mo te lo dico io cosa fa. Evoca un mostro e poi fa l'evocazione Xyz. Ah, non la fa. Quale miracolo è mai accaduto per permettermi ciò? A meno che non evoca un altro mostro. No. È finita. Vince! Bene. Molto bene. Impossibile. Come posso aver perso contro di te? Oh... Il prossimo episodio è un nuovo mondo. Quindi quale miglior momento se non finire l'episodio qui? Perché poi a quanto pare dovrebbe esserci un duello contro Nash, Yuma contro Nash, i due amici che si scontrano. E poi il duello finale contro Astral. No? E qui mi sa che diventiamo Yuma Supremo o qualcosa del genere, forse. No, non lo so, forse tutti i bariani si fondono, sarebbe fighissimo. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yu-Gi-Oh! In descrizione il link, come sempre, a Instagram e Telegram. E noi ci vediamo, ovviamente, domani con un nuovo video. Bye bye!